taglio del nastro al ritmo di samba per l'edizione numero 17 del mercato internazionale che affollerà le vie di Arezzo fino al prossimo 8 di ottobre. Ecco, lei aveva già detto nella conferenza stampa che quest'anno si torna ai numeri del pre-pandemia, è così? Sì, esatto, oltre 305 espositori che è praticamente il record dall'ultimo anno, appunto il 2019, che aveva toccato questi numeri. Quindi siamo molto contenti come Confcommercio di aver ridato alla città questo bell'evento. Si parte nel modo giusto con il tempo e la temperatura che chiaramente ci aiuta in questi giorni. 17esima edizione, quindi un grande evento che ritorna nel centro storico della città con tanti operatori anche locali, oltre 90 operatori locali della provincia di Arezzo, quindi non solo cibo internazionale ma anche tanto cibo eccellenze enogastronomiche della provincia di Arezzo. Abbiamo detto, insomma, tante volte in 3 chilometri si fa il giro del mondo, ma è così, e come lei sottolineava appunto, però ci sono anche tante eccellenze italiane e aretine. Assolutamente sì, posso citare anche i prodotti agricoli di Coldiretti e Scia che insieme a Confcommercio collaborano alla realizzazione dell'evento, quindi tanti produttori agricoli e anche tante eccellenze del nostro territorio, piatti speciali appunto di Arezzo e non solo, quindi il menù è ricchissimo. Ci sono anche eventi collaterali che coinvolgono le zone dove il mercatino appunto arriva, ma in forme diverse. Sì, appunto, in questi 3 chilometri di mercato ci sono aree molto importanti come Piazza Sant'Agostino, che ospiterà l'animazione per bambini con i piccoli chef e gli efelanti, ma anche un grande concerto musicale sabato 7 alle ore 21 con gli Umagroso in Piazza Sant'Agostino, grazie al grande contributo dei commercianti appunto della piazza e di Confcommercio.